tradizionale molto scarno, proprio per lasciare spazio ai vini e alla loro complessità. Abbiamo omaggiato l'olio nuovo che quest'anno ce lo gustiamo poco perché ce n'è, è quello che c'è poco, per fortuna è buono. E quindi niente, questo cecio piccolo, toscano, semplicemente con l'acciuga e questo grande olio che anche se poco abbiamo a disposizione quest'anno. Poi siamo andati su un omaggio invece al territorio dell'Amerone con un fagiolo che per noi toscani è un po' sconosciuto, il borlotto, questi fagioli scuri a noi fanno strano, abbiamo sempre più tradizione di fagioli chiari, dal Piattellino al Sorano e tutti gli altri, insomma siamo più abituati al fagiolo chiaro, che però insomma, anche il borlotto ha la sua importanza. E rispetto alle nostre paste e fagioli sono un pochino più complesse, sotto hanno una base con del lardo, poi vengono su questo fritto completo col pollo, c'è più dolcezze, c'è più complessità aromatica, anche perché il borlotto è più saporito di per sé, quindi è bene che abbia una struttura proprio che l'accompagna più marcata. Dato che è arrivato, in realtà non è arrivato freddo, però è arrivato stagione, è arrivato un po' il momento di abbattere un po' di selezione di cinghiali, quindi abbiamo rincontrato un po' di cacciagione con la nostra pappardella cinghiale, il coltello appunto battuto al coltello e non fatti bachi come diceva la mia nonna, che sarebbe quando viene passato dal tritacarne e ragù, e il ragù di tradizione è quello che si sfalda mentre si cuoce il grosso pezzo di cinghiale. Poi l'altro classico della toscanità, che è un po' in antagonismo a come fanno nel nord invece lo stale brasati, noi abbiamo lo stracotto che ha un procedimento, in realtà la differenza è che nel brasato le verdure vengono inserite crude dentro al pezzo quando si vanno a cuocere, nello stracotto invece è il soffritto di base, quindi un colore più intenso, una marcatura che a volte dà anche un po' di amaro, e voleva andare un po' a sposarsi sulla dolcezza dell'amarone, insomma comunque sulla complessità dell'amarone. E poi niente, una piccola torta con cioccolato e con frutta secca, che appunto ci serve perché avevamo un risotto e quindi avevamo risotto, quindi avevamo bisogno di cioccolato, insomma un classico degli abbinamenti. Una domanda, il cappello del prete in Toscana si chiama soglia ed è la paletta, cioè fa così, no, è suo, cioè è quello che gli americani lo usano anche da fare alla griglia, se lo tagliate in due e lo scontornate, lo potete usare alla griglia. Noi in Toscana usate il pezzo classico per lo stracotto, che rimane morbido perché all'interno ha quella vena di cartilagine che poi si va a gonfiare, si inumidisce, diventa morbida, gelatinosa, poi quando lo andate appunto dopo nella lunga cottura, quella parte, quella venatura interna che è quella che poi vi ridà la morbidezza. Piccione? Allora, no, il cappello del prete o sorra è quello, sì, che proprio è un filoncino con dentro questa vena di la sapore.